Oggi ci troviamo a Pantoggia, nella collina di Pantoggia, siamo nella bellissima dimora a casa di Paolo Curto, fotografo professionista, famosissimo fotografo subacqueo e non solo. Come nasce il mito? Se esiste il mito è una parola grossa. No, sono diventato noto per aver fatto delle cose un po' capitate per fortuna, un po' perché ho insistito e me la so. La famosa foto dello squalo. Allora, lì un pescatore di Fertili un giorno mi ha chiesto di tirargli fuori uno squalo dalla rete. La rete era a Capogalera, davanti alla spiaggia del Bombarde quasi, sì. Ecco, ad Alghero. E lì ho tirato fuori questo squalo morto e il giorno dopo il pescatore mi ha chiamato se li ritiravo fuori altri tre. Due li ho recuperati ancora vivi, ma dopo una breve nuotata sono rifiniti in rete. Poi, giorni dopo, altri squali sono finiti dentro. E allora mi è venuta l'idea, se mi mettevo in acqua ad aspettare, magari li vedo passare vivi. Ho provato qualche giorno, finché sono capitati. E allora ho fatto un servizio fotografico. Quel che non sapevo era che ero il primo al mondo ad aver fotografato questo tipo di squali nel loro ambiente, sott'acqua. Cioè. E questo è risultato un reportage per la rivista Mondo Sommerso, la quale poi mi ha chiesto in seguito di collaborare con loro. E da lì è iniziata la mia. E da lì è iniziato tutto perché ho abbandonato gli studi di biologia che non mi piacevano più, ero infatti fuori corso all'università. Mi ha chiamato una volta mentre facevo il servizio militare il direttore di Mondo Sommerso dicendo che il proprietario della rivista aveva passato un pomeriggio a guardare le mie diapositive e voleva conoscermi. Allora si è combinato l'appuntamento a Milano, io stavo facendo la scuola di ufficiali ad Aosta all'epoca, sono andato a Milano e abbiamo parlato e mi ha chiesto se volevo fare l'inviato per loro. Ho detto proviamo, visto che non mi piaceva l'università. E poco tempo dopo ero al seguito di una spedizione subacquea in Somalia, poi mesi dopo in Australia, poi in Polinesia, e da quella volta lì non ho mai smesso di viaggiare. Ecco, lei ha girato il mondo. Che differenza c'è tra il resto del mondo e la Sardegna? Perché poi lei alla fine si è stabilito qua. Ma parliamo del mare però, perché quel che mi interessa in giro per il mondo, anche in Sardegna, è soprattutto il mare. Ecco, e molti mi chiedono qual è il mare più bello del mondo. Ogni mare ha le sue peculiarità. Il Mediterraneo e soprattutto il mare della Sardegna è uno dei più belli del mondo, questo lo posso dire visto che mi sono immerso in quasi tutti. Per cui non saprei scegliere il miglior mare. Alle Maldive è bello, in Polinesia è bello. Poi ci sono dei mari non così chiari, ma talmente ricchi di pesce come il Corno d'Africa, dove adesso se uno ci va gli tagliano la gola. Però tanti anni fa era una situazione diversa. A me è venuta la passione proprio per il mare in Sardegna. Prima da bambino stavo a Venezia e non è certo nei canali che mi sarei entusiasmato, anche se sono rimasto profondamente legato alla città e ogni volta che posso ci vado, ci vivono i miei nonni e i miei zii per tanto tempo. E quindi la Sardegna mi ha aperto proprio gli occhi su questo. Mi ricordo, la prima volta che ho messo la maschera vicino a Fertilia, per me è stata una rivelazione. Addirittura? Sì, tanto che anni dopo sono andato a vedere come mai questo posto, assolutamente banale dopo quel che avevo visto, però è stata da lì che è nata la passione. E non mi sono mai più fermato, cioè mi sono immerso in tutti i mari del mondo. E fate anche dei documentari, no? Ci sono dei documentari video. Sì, poi ho cominciato a lavorare con Bruno Vailati, che eravamo in concorrenza con Cousteau. Avevamo lo stesso produttore che stava a Los Angeles, e non avevamo la Calypso, ma ci arrangiavamo a noleggiare le barche in giro per il mondo.
prima di custodia ho fatto diverse cose. Lo squalo bianco in Australia, la nostra troupe è stata la prima al mondo ad averlo Un ripreso. altro record. Come? Dico un altro record. Prima uno squalo elefante, adesso uno squalo No, bianco. no, allora lì non c'ero. Ecco, però la troupe sì. Era un attimo prima che cominciassi a lavorare con loro, se no ci sarei stato anch'io. Però il record è stato il Capodoglio. Abbiamo fotografato il Capodoglio all'isola di Madeira, in pieno oceano, ed eravamo i primi al mondo a immergerci con questi animali, che a differenza delle balene hanno una bocca di 3 metri con 50 No, denti è di un 30 animale mostruoso centimetri. capodoglio. Noi avevamo. Ci siamo rimasti 3 mesi prima di poter fare la ripresa giusta e per questi 3 mesi mi hanno pagato due subacquei portoghesi col solo compito di nuotare intorno ai capodogli per vedere la proporzione. Quando finalmente è capitata l'occasione, sono arrivati una ventina insieme, mare calmissimo, proprio luce bella, l'ideale per le riprese. Uno è entrato in acqua ed è riuscito subito, l'altro non ha neanche voluto entrare. Allora Si sono io. spaventati. Sì, io e l'operatore rimasto, ce li lasciavamo sfilare fra di noi in modo da avere l'uomo col capodoglio e ci riprendevamo a vicenda. È stato lì che ho fatto la mia foto più famosa, che è stata pubblicata da tutte le riviste del mondo, proprio tutte, dal National Geographic, a Stern, tutte. È un capodoglio con la bocca aperta e c'è il mio collega che sembra che gli stia per entrare in bocca ed è drammaticamente piccolo, anche perché è spostato un paio di metri più lontano. È una foto che è stata usata in pubblicità, l'hanno voluta tutti, per anni l'hanno voluta tutti, adesso non la vuole più nessuno perché pensano che sia Photoshop. Adesso Quella volta era, c'è quel problema lì. ecco, quella volta era autentica invece e ha fatto scalpore. L'altro record che abbiamo fatto è stati i primi al mondo a riprendere sott'acqua gli orsi bianchi al Polo Nord. Anche Cousteau ha fatto i capodogli e gli orsi polari dopo, ma dopo di noi, quando si è appurato che sì, c'erano pericoli, ma non troppi, anche se durante la spedizione al Polo Nord un operatore messicano è stato morso al piede e si vede chiaramente. Praticamente lo si vede perché la scena è stata ripresa dall'unico dilettante di bordo, il medico, con una Super 8 che poi anche sgranata l'abbiamo inserita nel documentario perché si vede veramente cosa succede. C'è questo operatore che segue un orso bianco che nuota e il quale si infila fra due iceberg. Invece non erano due iceberg, si chiudeva l'iceberg e non c'è niente di peggio che una belva che si sente Gli ha staccato piede. allora il fotografo si è accorto subito e ha cercato di scappare. Non ce l'ha fatta e si vede l'orso che gli prende il piede e lo molla subito. Poteva dargli una zampata Ah no, e ah, ucciderlo. accidenti. Non ha voluto abbassare, si vede chiaramente. Gli ha detto, ah, occhio, Dice, non ragazzo, vai a rompere le scatole da un'altra insistere. parte. C'è una generosità che l'uomo Raramente si molto trova spesso nel non film. ha, ecco. Solo che gli ha rovinato il piede, cioè per 6 mesi lui non ha camminato e tutta la spedizione è stata a letto, perché è stato il mese di agosto. Abbiamo noleggiato una nave di 50 metri, no, anche meno, 40 metri, a Tromsø, in Norvegia, oltre il circolo polare artico. Poi siamo andati a nord fino a incontrare la banchisa, l'abbiamo costeggiata fino in Groenlandia, siamo tornati indietro, tutto il mese di agosto. Cioè per E uno non c'era fu. mai notte, perché il sole arrivava all'orizzonte e poi si alzava, per cui ci davamo degli orari per dormire, per mangiare, se no era tutto uguale. Perdevate il senso Sì, del tempo, infatti. per il senso del tempo. Sì, infatti. Scattare una foto, Paolo, è come sparare un proiettile e fare centro. Si trattiene il Ma respiro quando è il momento dello scatto giusto. allora, se la foto è un'istantanea, è un po' così. Se è preparata, è una cosa completamente diversa, ragionata, specie quando facevo foto di moda, allora lì
uno ha l'idea, cerca di ricostruire tutto il set come si conviene. Se no, se uno cerca l'animale, come abbiamo fatto con Vailati, ecco, si vede venire lo squalo, si aspetta il momento giusto, la posizione migliore. Ecco, su tutti i ragionamenti che uno deve fare, è un po' come quello che spara, diciamo, e cerca di cogliere il bersaglio. L'analogia Quando può si essere dice questa. immortalare una scena, uno scatto, è perché poi diventa immortale, lo scatto rimane fermo per tutta la vita, rimane lì. Ma la vita è niente. E purtroppo quello che sta succedendo anche oggi, anche gli squat. Allora, tutti gli scatti che avevamo fatto in diapositive, adesso abbiamo cercato di trasferirli in digitale. Il digitale si legge adesso con i computer, ci sono gli hard disk dove si conservano. Siccome la tecnologia va avanti molto velocemente, fra qualche anno, non si potranno più leggere con questi strumenti, allora bisognerà riconvertire tutto. Chi non lo fa perde tutto, Dunque, completamente. Allora, altro che consigliami, stampate le immortalare. vostre foto, stampate, bisogna No, stampare ma le anche foto, le stampando, più belle almeno. perdono i colori, ma poi come si fa a stampare migliaia di foto che poi nessuno va a vederle? Diciamo che la parola immortalare, la vedo mal spesa. Non si immortala proprio niente, finirà. Con la morte del fotografo, ci saranno dei club che magari perpetuano, il suo lavoro con mostre, eccetera, però sarà sempre limitato a un certo numero di foto. Non si può portare tutto il lavoro di uno, con le nuove tecnologie e continuare a convertirlo ogni pochi Perde, anni. se perde sicuramente. Perde, io ho quasi tutto il mio lavoro in DVD, in centinaia di DVD, presto non ci saranno più lettori per DVD. Allora ho messo le foto più importanti in un tablet, poi cambieranno i tablet, poi negli hard disk. Cerco di salvarli in qualche maniera, ma con me finirà praticamente tutto. Fa niente, l'ho fatto per me. Il bello, Paolo, è soggettivo oppure oggettivo, secondo lei? Secondo me è soggettivo. Quel che è bello per me, può essere brutto per te, e via così. Infatti, ho mandato. Io sono appassionato alla Polinesia, ci sono stato parecchie volte, e in totale avrò passato 2 anni lì. Ne parlo sempre con entusiasmo ad amici, i quali vanno e dice, boh. Allora, per me era bello, per lui Meno. banale. Sì, ma c'è molta gente che non sa vedere comunque. Guarda ma non E vede. allora per apprezzare la bellezza bisogna sentirsi una bella persona oppure Ah, questo aiuta. Però no? c'è gente che non la bellezza non la vedrà mai, proprio perché ha la forma mentis che non glielo fa vedere. C'è dei E filtri. questo riguarda, credo, la maggior parte della gente. Anche oggi, se guardiamo in spiaggia, è pieno di giovani che invece di guardarsi attorno stanno attaccati al telefonino e guardano Quella è quello, il loro mondo è quello. una malattia brutta che sta andando sempre a peggiorare adesso. Allora, è una cosa utilissima ma usata male. È vero. Perché ha scelto di vivere, adesso parliamo della cosa smeralda, perché ha scelto di vivere qui in Gallura e precisamente in Costa Smeralda e precisamente Per praticamente a le Porticello? opportunità di lavoro. Ecco. Perché ad Alghero non succedeva mai niente, qua succede tutto. Se avevo problemi a vedere un art director a Milano in ufficio per appuntamenti, non era mai libero, qua lo trovo in spiaggia o alla festa di amici, molto più simpatico fra l'altro. Ecco. Ci sono più opportunità. Economicamente mi ha convenuto. Diciamo che di Alghero mi manca la costa di Capocaccia. Costa Picco, così sì, c'è Capo Figari, ma non è la Non è stessa cosa, capocaccio. no. E poi Porto Cervo vive d'estate, Alghero vive anche d'inverno ed è la più bella cittadina costiera della Sardegna, su questo non ci sono dubbi. Ecco. Però
Qui mi è convenuto e mi sono trovato bene anche d'inverno. Non era previsto ai primi tempi, perché gli inverni passavo sempre ai tropici a lavorare per clienti, e adesso questi clienti da anni sono in difficoltà, chiuderanno prima o poi e chiudo anch'io. Quindi da anni non viaggio più d'inverno, ma si sta benissimo lo stesso. Io dipingo anche. Ah sì, è anche un pittore. Sì. Aspetta. Che cosa, secondo lei, questo paesaggio? Tutti parlano della magia di questo posto, delle rocce, del granito. Il granito Perché è così è più vivo e diverso? colorato che del calcare che abbiamo a Capocaccia, e le rocce qui assumono delle forme incredibili, a parte il fatto che la costa è molto più varia che lì. Ad Alghero ci sono tre spiagge. Qua ce n'è un'infinità. Concentrate tutto in un piccolo spazio. Sì, diciamo che la Sardegna cambia molto da zona a zona e ogni zona ha le sue bellezze, anche al sud, ma la concentrazione di isole come c'è qua non si trova da nessuna parte. Quando mi chiedono, ecco, prima avevo parlato del mare, il mare più bello del mondo, si può dire, l'isola invece. Ho la mia opinione. Allora, l'isola più bella del mondo per me è Bora Bora. È perfetta per tanti motivi. E qua in Mediterraneo è Lavezzi, che non è Sardegna, ma è Corsica, ma Qua è lì vicino. vicino. Le rocce sono le stesse, però sembra un pezzo di un paesaggio lunare incredibile. Ci sei stato lì? Ecco. Sì, so quando ho fatto il giro anni fa, quando ho fatto il giro A parte il fatto che della sott'acqua, barca con la Maddalena, ma sono sì, passato sott'acqua è velocissimo. come era la Sardegna nei primi anni, pieno di pesce, bellissimo, è un parco serio, fra l'altro. Quando intervistai 3 anni fa il conte Donato delle Rose, diceva che quando era piccolino i genitori li portavano, lui e il fratello, a tavolara con le prime maschere, C'era e di sono tutto, rimasti. Disse c'era di che non hanno, tutto. c'è un mondo che è proprio. C'era di tutto, veramente. Pensa che, allora, in Sardegna, quando avevo, cioè dagli 11 ai 17 anni, erano gli anni 50, e nessuno di noi aveva un'automobile, niente, anche vista l'età, però andavamo o in bicicletta o con un nostro amico che aveva un'ape un po' più grande di noi, e tutti sul cassone, andavamo all'Argentiera, quella costa dell'Argentiera, a cercare i sentieri che arrivavano al mare, per cui nell'estate successiva sapevamo dove buttarci in acqua per pescare. Lì, Fatta la sì, ricognizione per no, l'anno ma successivo. tante volte quando ci buttavamo in mare, quando io mi buttavo in mare, ero il primo uomo al mondo che i pesci vedevano. Infatti, accorrevano spigole, orate, è Non incredibile. erano spaventati. Mai visto l'uomo, cosa che non è mai più riuscita in nessun mare del mondo, anche i più lontani. C'era sempre uno del posto che mi portava in un posto pieno di pesce, ma c'era stato prima lui. Invece qua in Sardegna, irripetibile, parecchie volte. Il che non ha Caspita. fatto altro che aumentare la mia passione, ma sembrava l'Africa in quegli anni. Turismo quasi zero, l'avventura era per noi, lì davanti. Tutto il territorio per voi. Sì. Il mondo della fotografia, Paolo, adesso stavamo parlando prima che ci sono, siamo passati nell'era digitale da un po' di tempo. Che cosa ha perso come valore aggiunto la foto istantanea fatta su pellicola in confronto a quella che adesso si fa Ma digitalmente? allora, Ha perso un po' di pathos, secondo sicuramente, perché non bisogna calcolare di fare la foto, ci pensa la macchina, è tutto automatico, poi uno lo vuol fare più chiara, più scura, poi c'è la post-produzione dopo, Corregge. corregge, toglie le macchie. Prima non era così. No, prima sbagliavi la foto, era sbagliata, finito, finito lì. La color correction, cioè la correzione era fatta del Allora, per una colore, del foto, sì, per una sole, la foto luce. importante, c'erano già
degli studi specializzati in ritocco, ma questo per una campagna pubblicitaria, capisci? So, c'è la modella che l'aveva punta una zanzara, si toglieva. Oggi è un attimo farlo, ma soprattutto bisognava calcolare come si voleva la foto. Allora, che filtro mettere, che diaframma usare, che tempo. Bisogna studiare tutto questo. Oggi ecco. Torneremo a fare le foto come si No, faceva, come faceva lei, no? non ci tornerei neanch'io. È troppo comodo. E infatti, essendo comodo, ha rovinato un po' la mia attività, perché tutti ci riescono più o meno. Certo, la bella foto, quella proprio bella da ricordarsi, è un'altra cosa che l'istantanea che molti fanno. Però, come dicevo, viaggiavo con delle valigie solo per le pellicole e poi con la diversa sensibilità, se c'era l'occasione per fare un certo tipo di foto e non si aveva la pellicola giusta, non c'era neanche il tempo di cambiarla. Qua con aumentare o diminuire la sensibilità della pellicola è un attimo, Lì cioè veramente la sensibilità della scheda, voglio bisognava dire. cogliere l'attimo. Allora, cogliere l'attimo vale ancora adesso. Con qualunque macchina, come era prima e come adesso, bisogna essere pronti. Anche uno che ha una digitale, cogliere l'attimo, bisogna o aspettarselo o provocarlo o essere comunque pronti. Sì. Lavorano con fortuna, se lì al momento giusto, al posto Però giusto. uno sa intanto che non ha il patema d'animo tornando da un servizio magari oltreoceano e finché non ha sviluppato le foto non sa cosa ha fatto. Lì le vede subito e E nel può caso le porre rimedio. ripete. Le faccio l'ultima domanda sul principe, sull'Aga Khan. Che cosa ha lasciato secondo lei qua il principe? Beh, intanto. Oltre al mito, che cosa ha lasciato qua e che cosa ha Beh, lasciato ha a lei lasciato il nome a una personalmente? costa che è conosciuta in tutto il mondo. Questa è la cosa principale. E la traccia di tutto questo si vede ancora nelle costruzioni di una volta. Quelle di adesso già cambiano, diventano, non hanno stile, saranno comodissime sicuramente, tutte vetrate, tutte bianche, c'entra niente col paesaggio e viste dal mare sono anche un pugno nell'occhio. Però rimangono dei tratti, dell'architettura originaria, tipo la piazzetta di Porto Cervo, una parte del vecchio porto. E quello è diciamo, il ricordo tangibile del principe, al quale la popolazione locale deve tutto, ma non solo d'Arzachena, fino a San Teodoro e a Santa Teresa, è lui che ha costruito l'aeroporto. Eh sì. Se la gente viene qua ed è un bel aeroporto, comodo, e viene da tutto il mondo, è perché l'ha costruito il principe. Poi ha fatto degli investimenti sbagliati, tipo gli alberghi, dandoli in gestione ad altre società, e man mano la Costa Smeralda ha cambiato faccia, ma non completamente. Però come ogni posto esclusivo, quando ci vogliono andare tutti, non è più esclusivo e perde il fascino originario. Che io mi ricordo anche quando stavo ad Alghero venivo ogni tanto qua ed era molto più raccolto, c'erano molte più feste. Adesso ci sono i clan, i gruppi che non si riuniscono mai, sì, si ritrovano marginalmente Si è nelle perso il senso della discoteche. comunità nel tempo. Esatto. No, mentre prima erano in pochi, adesso sono in tanti. È sempre così. Se dovesse, casomai, se non proprio lui di persona, ma dovesse tornare magari figli a finire quello che è stato interrotto, perché il suo progetto dell'Aga Khan è stato interrotto. Sì, certo. Troverebbe, secondo lei, da parte della politica un accoglimento, un'accoglienza diversa? Non Perché a quanto penso. pare è sempre uguale a prima, secondo lei. No, non cambiano. Penso di no, la mentalità
rimane la stessa, poi si pensa molto di più agli affari che alla natura, anche se poi ci sono delle iniziative atte a salvaguardare questo. Qui fanno parecchie cose, per esempio c'è quella società One Ocean gestita dalla figlia della Gakanda, Zara, per la protezione dei cetacei, questo va bene, il parco no, il parco è una speculazione commerciale e basta, perché non c'è un pesce, non ho paura di dire questo, perché qui è la mentalità italiana che non va, perché il parco di Lavezzi e Cavallò, che è speculare a questa della Maddalena, è pieno di pesce, ma lì è proibito pescare. Se uno si chiama Macron e lo becca, no, gli sequestrano anche la barca. Qua no. Qua no, qua il primo che pesca è il guardiano, e continuano tutti i suoi amici, poi c'è l'onorevole, il generale, il ecco politico. Ecco perché non c'è pesce. Ecco perché non c'è pesce. Non è un parco serio. Al contrario della Sinara, invece la Sinara. La Sinara, forse perché è rimasta la mentalità del carcere, la Sinara la frequentavo molto negli anni 60 e Lì il posto. andavamo a pescare, se eravamo fortunati avevamo dei permessi, sapevano che eravamo là, ma era proibito accostarsi, giustamente anche perché era un carcere. Peccato che i carceri italiani li scelgano nei posti più belli. In effetti è vero, Asina, vabbè, poi è stato chiuso, meno male, è diventato parco. Va bene Paolo, noi le auguriamo ogni bene, grazie della sua disponibilità, da qui si vede un panorama veramente, veramente incredibile, dà un senso di pace, come tutto questo territorio. Forse sono le rocce che trasmettono quella famosa energia, non lo Non so. so, C'è qualcosa qui di diverso, però se vero? uno va a Capotesta quando c'è un forte maestrale, è un bello spettacolo, eh? Caspita, sì, è vero. Non so se c'è mai Sì, stato. e Capotesta sì. Col No, ma col maestrale forte. vento, sì. Ecco. La foto a cui è rimasto più legato, quella che secondo lei è la migliore in assoluto che ha fatto lui, qual è? Non lo so, ci sono tante foto che mi piacciono, quella che mi ha reso di più, dicevo, è quella del Capodoglio con la bocca aperta. Tant'è vero che all'epoca ero sponsorizzato dalla Nikon, che mi mandava in giro per l'Italia a fare conferenze, e lì ho scoperto che avevo un sacco di fan, perché io pubblicavo le mie foto sulle riviste di fotografia, a cominciare da Fotò e tutti i fotografi, ecco. E questi fan tremendi erano i fotomotori evoluti, sapevano di me più di quel che sapevo io. E mi mettevano in croce con delle domande, conoscevano perfino i nomi delle ragazze, ma si può. E allora, quando proiettavo la foto del Capodoglio, c'era la standing ovation, no? Tutti, bravo. Famosissima, Sì, però famosissima. quando la prima volta che l'ho contato come l'ho fatta, allora non me ne sono neanche accorto, devo dire la verità. Stavo riprendendo con una cinepresa il Capodoglio e avevo inchiodata sopra una Nikonos con 21 mm come obiettivo. E ogni tanto scattavo, ma senza neanche guardare, quel che viene, viene. Quando ho sviluppato la pellicola a Roma, quella immediatamente prima e quella subito dopo dicevano niente, ma quella era la foto. Però quando Caspita. ho raccontato questa storia qua, mormorio di Delusi. delusione, no? Allora ho capito, beh, la volta seguente la stessa foto, allora l'ho vista arrivare, non era ancora il momento, ho aspettato, poi tenevo d'occhio il mio amico e trac, l'ho fatta, batti mai. Ah, mi divertivo così.